FUN vuol dire Fantastic United Nations, come dire le Nazioni Unite fantastiche, che non sono ovviamente le Nazioni Unite che tutti conoscono, che vengono utilizzate per andare dove ci sono dei conflitti e cose del genere. Noi in qualche modo cerchiamo di evitare i conflitti il più possibile, quindi facciamo i francobolli, facciamo le monete, ma non facciamo le armi, insomma. Il luogo in cui si svolge questa cosa che ha nome FUN of FUN, cioè quindi Fantastic United Nations, anzi First Universal Nexus of Fantastic United Nations, sarebbe per il primo incontro universale delle Nazioni Unite Fantastiche, è un posto meraviglioso, cioè mitico e utopico soprattutto, dove ci sono cagnolini con billo che girano, e persone appunto strane, perché questo posto non solo è un'isoletta in riva al fiume, quindi una cosa che anche Mark Twain poteva sognarsi in qualche modo, e qui è stata realizzata alle porte di Treviso, e molti non sanno neanche che esista, qualcuno le utilizza soltanto per farci una gita in bicicletta. Cerchiamo di rendere in qualche modo durature tutte quelle cose fantastiche che ci passano per la testa, quindi non solo una volta all'anno, come dicevano gli antichi Semmeling, anno licet in savire, ma noi vorremmo essere in un mondo fantastico un po' tutto l'anno in qualche modo, e questo è il luogo ideale. Quindi ci sono altri spiriti liberi che la pensano come noi, gente diciamo fuori di testa, gente comunque artisti, che se per due giorni soltanto, e l'abbiamo appunto realizzata qui a Casier grazie agli abitanti di questa meravigliosa isola, che sono alcuni artisti tipo Claudio Massini, Carlo Fontana e gli altri della rivista Juliet, no? E quindi ci siamo trovati qua qualche centinaio di persone a realizzare dei sogni che ognuno aveva nel cassetto e che probabilmente sarebbero rimasti lì se non avessimo avuto questa opportunità di questo posto meraviglioso.